La giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, al fine di consentire la regolare iscrizione del Benevento Calcio al prossimo campionato di Lega Pro, ha deliberato la concessione d'uso temporaneo dello stadio Ciro Vigorito. Il dirigente ha dunque ricevuto il nulla osta a concedere la concessione d'uso con differimento ad un momento successivo della procedura d'evidenza pubblica, poiché è volontà dell'amministrazione quella di acquisire la progettazione di un intervento di riqualificazione complessiva dell'impianto. Nella medesima seduta la giunta ha approvato il riconoscimento della finalità per interesse generale per la festività della Madonna delle Grazie, approvando lo stanziamento di una somma pari a 30.000 euro. Il Luna Park, tradizionalmente collegato alla festa, sarà allocato in Piazza Risorgimento. Alle ore 21.30 sarà inaugurato e consegnato alla città il primo intervento dei 13 previsti dal PIX, il programma integrato Città Sostenibile. Si tratta della Corte Ritrovata, progetto che ha recuperato e riqualificato l'illuminazione di Piazza Piano di Corte e delle aree limitrofe, impegnando una somma di 700.000 euro. Alla cerimonia che si terrà nello slargo parteciperanno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l'assessore con delega all'attuazione dei PIX, Francesco De Pierro, il dirigente dell'ufficio PIX, Antonio di Cicco, il responsabile del PIX Maurizio Perlingieri e tutta l'amministrazione comunale. Nel corso di un sopralluogo alla vigilia dell'inaugurazione che si svolgerà alle 21.30 nello slargo di Piazza Piano di Corte, ho dovuto registrare con infinita amarezza che molti dei nuovi corpi illuminati di Piazza Piano di Corte sono stati imbrattati con scritte e scarabocchi, così il vice sindaco delegato all'attuazione dei PIX, Francesco De Pierro. Ho informato immediatamente il sindaco Mastella, che ha dato indirizzo alla Polizia Municipale di sporgere querela. Gli operatori dell'Asia con prodotti specifici stanno cancellando gli scarabocchi, restituendo decoro all'aria. Questi atti di ingiustificabile, sciocca inciviltà costituiscono reato e vorrei far notare a vandali e imbrattatori che in città ci sono molte telecamere. Cattivo gusto e disamore verso la propria città possono costare carissimi. Si accendono i riflettori sulla 7ª edizione del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che si svolgerà dal 21 al 25 giugno. Il festival, ideato e diretto da Antonio Frascadore, da sempre unisce e celebra il mondo del piccolo e del grande schermo, con un programma sempre più ricco di ospiti, anteprime, incontri, proiezioni ed eventi diffusi nei luoghi simbolo della città come Piazza Roma, Piazza Santa Sofia e Piazza Federico Torre. La manifestazione, giunta alla 7ª edizione, celebrerà i grandi registi che hanno segnato la storia del cinema italiano, ma anche gli attori più acclamati e apprezzati dal pubblico e dalla critica, i personaggi del mondo della TV e dello sport, ogni giorno con un programma ricco e variegato. Apriamo il 21 giugno con Micaela Ramazzotti, con questo recital in omaggio ad Anna Magnani, una delle attrici più iconiche del nostro paese. Altri due grandi artisti quel giorno, Mimmo Paladino a Piazza Santa Sofia per presentare il suo terzo film, La Divina Commedia, tra l'altro che verrà proiettato proprio a Santa Sofia, un luogo dove lui ha girato, ha usato come location del film, e a Piazza Federico Torre Marco Bocci con il suo secondo lungometraggio, La Caccia, che presenterà quindi il suo film. Il 22 un grandissimo ospite legato al cinema italiano, che è il maestro Marco Bellocchio, di cui siamo estremamente orgogliosi e felici. E a Piazza Santa Sofia ospitiamo una delle serie di maggior successo di questa stagione, che è The Bad Guy, con un attore straordinario come Luigi Locascio, gli sceneggiatori della serie Ludovica Rampoldi e Davide Serino, i registi Stasi e Fontana e il produttore Nicola Giuliano. Spazio alla televisione con Warner Bros. Discovery a Piazza Federico Torre. E il 23 invece ospitiamo l'attore internazionale Shan Yaman a Piazza Roma. A Piazza Santa Sofia ci sarà l'incontro con Benedetta Parodi e i Pampers, anche in questo caso legati appunto a Warner Bros. Discovery. Ludovica Nassi, la giovane attrice dell'Amica Geniale, a Piazza Federico Torri, a seguire il regista americano Abel Ferrara, che presenterà il suo film Padre Pio. Il 24 giugno arriva a Piazza Roma il cast di Mare Fuori, un'altra serie di enorme successo di questa stagione. A Piazza Santa Sofia spazio a Kim Rossi Stewart per il suo film da regista Brado. A Piazza Federico Torre un giornalista sportivo di enorme successo come Fabio Carezza, e a seguire la proiezione del film Un matrimonio mostruoso con Cristiano Caccamo, il regista Wolfgang De Biasi e l'attrice Manuela Rei. E poi per la chiusura il 25 giugno con Checco Zalone a
11 anni dal suo ritorno sul palco dopo appunto un'assenza diciamo di abbastanza importante, quindi diciamo un evento che aspettiamo con ansia e con felicità. Beh sì, insomma, questa è l'idea di una centralità di Benevento sulla questione cultura nelle varie sfaccettature, letteraria come il premio Strega ieri, di natura televisiva e cinematografica col BCT, poi invece con un dato più gioioso e giocoso a fine agosto con Città Spettacolo. Insomma, c'è una complementarità davvero incoraggiante ai fini prospettici della città, della comunità di Benevento, ma non soltanto di Benevento, perché dovremmo anche accogliere tantissime altre migliaia di persone che arriveranno in questo periodo da noi. E credo che questo soprassalto e questo ricurgito diciamo di maggiore e più presenza culturale di Benevento, che credo dopo Napoli forse è una città che più esprime questa voglia e questa capacità persuasiva sul piano culturale, questo ci incita e ci invoglia ad andare avanti ancora di più e a dare una mano a quelli che come Frascadore o nel caso di Renato Giordano e gli altri, insomma, qua a Benevento dimostrano che c'è anche una talentuosità indiscutibile. Il lavoro del professor Massimo Pancione, ricercatore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Unisagno, pubblicato sul Cell Press, apre nuovi scenari nella comprensione della biologia delle cellule animali e l'origine di patologie rare. I risultati degli esperimenti sono, a detta degli stessi autori, sorprendenti perché hanno permesso di identificare un nuovo meccanismo molecolare che determina l'identità cellulare. Per riassumere e semplificare, la ricerca apre nuovi scenari per comprendere fenomeni biologici finora sconosciuti che potrebbero avere un ruolo fondamentale nelle applicazioni in campo medico, aiutando ad identificare nuovi bersagli per le malattie genetiche rare e non attualmente incurabili. Grande soddisfazione del superiore dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fate Bene Fratelli di Benevento, Fra Lorenzo Antonio Gamos, della direzione amministrativa e sanitaria, per aver visto protagonisti nella ricerca il dottor Nicola Forte, direttore dell'unità di patologia clinica, e tutti i suoi collaboratori. Ringrazio l'assessore Coppola e la presidente di commissione Rosario Guerra per aver dato seguito alla richiesta di sostenere le famiglie con meno strumenti nella spesa dei campi solari, spesa che pesa in maniera anche consistente per un lungo periodo dell'anno. È stata indetta una procedura d'evidenza pubblica per l'individuazione di gestori che svolgano attività di centri estivi, campi solari, che stipuleranno una convenzione con il comune e avranno diritto al rimborso delle spese di iscrizione e frequenza nel periodo 15 giugno-15 settembre per i minori appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico, così la consigliera comunale di Civico 22 Giovanna Megna. Un intervento che va incontro alla necessità di favorire i genitori che lavorano, soprattutto le donne, i cui tassi di occupazione al sud sono fermi al 35%. A ciò si aggiunge il benessere dei bambini, che possono usufruire di un'offerta educativa ludica all'aperto dopo un periodo troppo lungo in cui tutto questo è stato a lungo sacrificato. Come gruppo di Forza Italia voteremo con convinzione la fiducia al provvedimento sulla siccità al governo, che garantirà una gestione efficiente dell'emergenza acqua, sia nel caso delle alluvioni, sia per le misure e le azioni da mettere in campo per gli eventi siccitosi. Lo dichiara in una nota l'onorevole Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze. Il maltempo che ha colpito le province dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana ha dimostrato la capacità di risposta del governo, grazie anche all'azione di Forza Italia, sempre più decisiva. Ancora più importante la programmazione che sta mettendo in atto questo esecutivo, sia per la gestione delle alluvioni, sia per il progressivo aumento dell'intensità e della durata degli eventi siccitosi previsto per i prossimi anni. Con Forza Italia e con questo governo siamo pronti a raccogliere le esigenze di ogni territorio e a dare risposte concrete e risolutive, e lo stiamo dimostrando giorno dopo giorno. Un convegno per sancire la comunanza di intenti e definire iniziative condivise volte alla promozione di stili di vita salutari, alla prevenzione di patologie metaboliche, psichiche e dei disturbi dell'alimentazione. Questa è la sintesi di ciò che ha caratterizzato un'interessante giornata che si è tenuta nella Sala Ciardiello dell'Unisagno, dove si è tenuto il convegno dal titolo Etica, Nutrizione e Salute, promosso dall'Ordine dei Medici di Benevento, dall'ASL locale, dall'azienda ospedaliera San Pio e dall'Unisagno. Attraverso la disamina delle più recenti evidenze scientifiche sulla salute fisica e psichica, è emersa la necessità di promuovere una maggiore attenzione alla qualità degli alimenti come parte integrante di una programmazione efficiente nel campo della salute.
Da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, venerdì 9 giugno, in prima serata dalle 21.35 su Rai 1, andrà in onda Una voce per Padre Pio. Alla conduzione ci sarà Mara Venier. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo, con Nino D'Angelo, Albano e Jasmine Carrisi, Arisa, Leo Gasman, Michele Placido, Patti Bravo, Ricchi e Poveri, Clementino e tanti altri. L'orchestra Suoni del Sud sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti. È programmato presso l'Istituto Tecnico Industriale Bosco Lucarelli di Benevento il Car Air Day, organizzato dall'Istituto in collaborazione con Confindustria Benevento. La partecipazione è rivolta agli studenti del quarto e del quinto anno interessati ad avviare percorsi di PCTO estivi oppure tirocini formativi post-diploma. All'iniziativa saranno presenti la dirigente scolastica Maria Gabriella Fedele e il vicepresidente di Confindustria Benevento Claudio Monteforte. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.